Buonasera amici sportivi di Rai Sport Satellite, siamo qui da Elabs per il campionato mondiale di ping pong a Startapparo. Il campione in carica Roberto Macina di Kurami contro il CTO di PQ1, Marco Cappello. Vediamo che la tensione è palpabile. Il famoso dritto incrociato di Macina. Che macina tutti con Vai, grande 4-1. tranquillità. 4-1 per Bacina. 5-1 per Bacina. C'è grande tensione qui nell'arena. Il clima perfetto, umidità 52%, Devi fare questa guerra. 5-2. 23 gradi centigradi. Una grande giornata di sport qui al patio di Elabs. La risposta di Cappara fuori 7-2 7-2. per Bacina. Sembra trovarsi molto a suo agio sul sintetico di Elams. Ricordiamolo, ce lo ricordiamo in difficoltà sulla terra rossa del Foro Italico l'anno scorso, ma è qui sfortunato anche Cappara che torna dopo un grande infortunio al dito medio della mano destra. Rimasto incastrato nel sedere di investitore. Purtroppo un lavoro molto pericoloso quello Startapparo, lo sappiamo. 9-5, Cappara tenta di rientrare. Macina con il suo rovescio del lavoro. Qui tutto da rifare. Un po' di sole per scaldare questi giovani giocatori, qui Cappara rischia il tutto per tutto, ma non Ma va, non va. okay. Niente da fare. Prende il largo facile a questo punto. Stiamo a girare 3-5. Con la sua racchetta personalizzata, non dimentichiamo, regalo di Steve Jobs, che prima di morire, oltre a designarlo suo erede spirituale, gli ha regalato la racchetta che fu di Johnny Ive. Attenzione, grande assette Silletti, che non si è presentato, ha dato forfè. 15-6, 16-6 adesso. Forza Se Cappara! metti sotto quel punteggio sei spettacolare. Forza sei tutti noi, dacci dentro, c'è luce, ce la puoi fare! Niente. Non è la miglior giornata, non è la miglior giornata per il CTO di PQ1, però abbiamo visto il grande spolvero ieri durante il riscaldamento a porte chiuse. Ecco ora qui successione. Un saluto da parte del Boy Scout Macina. È nel secondo round per determinare se finirà così in ingloriosa fine da parte di PQ1. Esplode il suo rovescio portentoso, ma nulla di fatto. Non va, non va. La stizza di Cappara. Dov'è? Gli hanno alzato la rete stanotte, evidentemente. Non si inveisce contro il commentatore, grazie. È tutta la normalità che esce fuori. Un spirito molto internazionale questo qui, nel centrale di Elams. Come vedete, incredibile! Incredibile, Macina! L'arbitro chiama timeout! L'esplosività e anche il bucio di culo! Grandissimo! Il pubblico delle grandi occasioni, come potete vedere, Angioletti. No,
preso posizione, ma non è bastato. Vieni qua. Recupera grande. Comunque vado a finire dopo questa tensione. Bacina dovrebbe salire al numero 5 della TP mondiale. Mentre Cappara, rientrato dall'infortunio, ricordiamo, sta cercando di conquistare punti importanti per entrare nel Masters 1000. Probabilmente li rivedremo nel San Francisco Open del 2013. Da notare i complimenti rivolti al commentatore. Potete seguire la partita in diretta su Rai Sport HD, canale 31 del vostro buche. Grande scambio qui, tutta la loro tecnica di base. Grande partecipazione da parte del pubblico. Mostro porto il pallino che ha Ortezza. Ritorniamo in diretta dalla Elabs Arena, campo centrale della scioglieratura di presa. Grande risposta di Bacina, molto mobile sulle gambe, ma poi paga. Sforzo estremo. E qui alza la volée, grande padronanza da parte del Rebida. No, era 8-2, quindi assistiamo 9-3. 9-4. Entra! 9-5. Sempre aggressivo sotto rete Bacina, che però è costretto a lungo linea, che non va. Ci aspettavamo un po' più di server volley da parte di Campana. Lo pagano loro, lo storage sull'iPhone, a quanto pare. Non gliene frega un cazzo, che sono già 9 minuti. Incredibile! Ci vuole Rack Space per montare sto coso. Ci vuole la banda dedicata. Incredibile la chirurgia delle Remida di Elabs. E noi vi salutiamo per manifesti limiti di tempo, altrimenti non lo potremo uploadare.